Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Fare e Disfare. Come potete vedere oggi sono sola, non c'è mia figlia Giulia che è ritornata a Londra per iniziare un nuovo lavoro, per cui d'ora in avanti farò video da sola, per cui saluto subito la mia bambina, ciao amore mio, e anche se devo dire che ho ancora dei video da pubblicare fatti insieme a lei, per cui i prossimi video che pubblicherò dopo di questo saranno ancora con lei, sono dei video haul che abbiamo fatto insieme. E niente, oggi appunto video haul, anzi no, video spesa, svuota la spesa, come volete chiamarlo, dell'Esselunga. Era tantissimo che non lo facevo e niente, sono appena tornata appunto dalla spesa, ho detto va, facciamo questo video spesa che è tanto che non lo faccio. E niente, partiamo subito. Allora, inizio subito con le cose, la borsa del surgelato, ok? Ho comprato, allora, fiori di, no, sì, due fiori di orata per mio marito, che lui mangia il pesce, io no. Poi, yogurt per la colazione della Valsoia. Io soy, questo al contrario, tutti e due alla pesca e maracuja. Non mi piacciono sto granché, ma purtroppo, accidenti, l'Esselunga non vende più l'Alpro alla vaniglia, o meglio, non vende più proprio la marca Alpro e non so per quale motivo. E questa cosa un po' non mi piace molto perché non è l'unica cosa che compravo abitualmente che l'Esselunga non tiene più. Vabbè. E il fatto è che non riesco più a trovarli neanche in altri supermercati, per cui dovrò ancora cercare. Se sapete voi dove si possono trovare le confezioni di Alpro da mezzo chilo di Alpro appunto alla vaniglia, allora io yogurt di soia, mi fareste un favore. Niente, continuiamo. Sempre per mio marito, Speck Alto Adige, marca Esselunga. Ok, poi spremuta d'arancia, d'arancia bionda. E ancora per mio marito i tortelli ricotta di pecora e spinaci. Ecco qua. E con la roba fresca abbiamo finito. E adesso andiamo avanti con la verdura, tutta la verdura. Ho comprato questa insalata sfiziosa, pronta da condire con insalata mista. C'è, cos'è, lattughino rosso, lattughino romano e rucola. No, devo mettere gli occhiali perché non ci vedo, sono cieca come una falce. Eh no, non era rucola. Tazzoi, cos'è il tazzoi? Non penso a questo. Lo mangio, non so cos'è. Comunque è molto buona, non è la prima volta che la prendo. Poi, sempre della marca Smart, che è la marca quella economica dell'Esselunga, il mix croccante. Qua c'è daikon, che è buonissimo il daikon, se non l'avete mai assaggiato, è veramente buono. Carote, lattughino rosso, lattughino biondo. Buono, buono, buono. Anche questa. Altra insalata. Questa invece è l'insalata country dell'Esselunga. E c'è radicchio rosso, valerianella, insalata riccia, carote, scarola e mais. Questa è più ricca. Ah no, c'è ancora l'insalata. Mamma, quanta insalata ho comprato! Questo invece è sempre dell'Esselunga, però è Naturama, bis julienne, pan di zucchero, radicchio rosso tondo. Sono solo due tipi di verdura, insalata. Poi ho preso le mele gala, sempre della Naturama. Mele invece, quelle piacciono a me. Invece queste le mele Stark, no, le Red Delicious, queste piacciono a mio marito. Queste rosse. Anche questa è Naturama, tutte e due sono della Naturama. Buone, le mele buone. Le alterno alla banana, magari la mattina, metà mattina per lo spuntino, il pomeriggio faccio una volta la banana, una volta la mela. Vabbè. Poi, sempre per quanto riguarda la frutta, pesche noci gialle. Ho preso le pesche noci gialle. Speriamo che siano buone perché le ultime che ho comprato, quelle sfuse sempre lì all'Esselunga, non erano molto buone. Erano durissime, ma al di là del fatto dell'essere durissime, che non erano proprio buone, non erano dolci, erano molto acerbe, no? Non erano buone, sembravano belle a vederle così, e invece no, delusione. Pomodoro a grappolo, ok, banane.
banane, ovviamente. E per ultimo, i mini kiwi. Questi sono troppo curiosa di assaggiarli. Li ho visti in un video della Sontina, della Ciao Kate! E mi hanno fatto tanta curiosità e li ho cercati, li ho proprio cercati, li ho trovati e voglio proprio assaggiarli, anzi dopo li assaggio. Bene, allora, per la verdura abbiamo finito? Sì, direi di sì. Allora, passiamo al mio pane, il pane del Mastro Panettiere, cereale del Mastro Panettiere, con pasta madre, miglio, quinoa. È il mio solito che tengo sempre in casa, senza glutine ovviamente. E poi pisellini, vedi, al naturale, buoni. Borlotti. Ovviamente, essendo vegetariana, i legumi a casa mia non mancano mai, anzi abbondano, perché li mangio praticamente tutti i giorni. E poi, sempre in questa borsa, due birre Forst. Questa è la Sixtus, so che a mio marito piace tantissimo, era in offerta e ne ho prese due. Speriamo che sia contento. Sempre per mio marito, la sua solita birra Moretti, tre confezioni, no, tre confezioni, una confezione da tre. E ancora per mio marito, biscotti per la colazione, buoni così senza zuccheri aggiunti. Una confezione di riso più della Polly. Questa la faccio per, qui c'è scritto anche per farro, orzo e pasta. Ma solitamente faccio il riso freddo e lo mangia soprattutto mio marito perché è golosissimo e visto che fa ancora abbastanza caldo è ancora piacevole mangiare cose fredde, ecco, mangiare. Io mi faccio la pasta fredda, lui invece preparo il riso freddo, per cui per un paio di giorni, 2 o 3 giorni abbiamo il pranzo assicurato, visto che torniamo sempre di corsa a mezzogiorno, abbiamo poco meno di un'oretta per pranzare, per cui sono molto comodo. Prendiamo subito questo. Allora, l'aceto di mele. Mi ha chiesto sempre mio marito, questa spesa sembra tutta per mio marito. Mi ha chiesto di comprarglielo perché vuole iniziare a usarlo per condire l'insalata. E questo invece è vino bianco che uso per cucinare, uso per fare risotto, eccetera. Feudi Reali, Terre degli Orsi bianco. Va bene. E caramelle. Anche questa è per mio marito, va bene. allora, e poi basta, ho finito per quanto riguarda il cibo, è finito. Passiamo alle cose beauty, diciamo così. Questa è la mia solita crema della Nivea. Crema giorno e notte nutriente e riequilibrante, super idratante, 24 ore non stop, con vitamina E per tutti i tipi di pelle. Questa io la continuerò a usare perché è veramente ottima. E ho scoperto che non è assolutamente vero che la pelle si abitua alla crema, per cui io avevo questa c'era questa leggenda metropolitana, invece non è assolutamente vero perché la pelle non si abitua, per cui io mi trovo bene e vado avanti ad usarla. Questi salvapiede o fantasmini, come volete chiamarli, della Pompea, sono tre paia. Le avevo prese quando avevo prese per Giulia quando era stata qui e sono buone, sono ottime anche perché nel tallone hanno un pezzettino di silicone per cui non si muovono proprio. E ultimo, basta, non c'è più niente. Sì, era una spesa mini, comunque non molto grossa. Ho preso il sapone per le mani, la ricarica della Winnis, il sapone per le mani, Alte Verde. Anche questo mi trovo molto bene, ho i miei, come si chiamano, il distributore, no, non mi viene la parola, come si dice, il dosatore, sì, il flacone dosatore sia in bagno che in cucina e mi trovo benissimo. Bene, questa era tutta la mia spesa, grazie per essere rimasti fino a qui, spero che il video vi sia piaciuto e vi do un arrivederci al prossimo, un bacio! Ciao!